Amici di Onda Libera, siamo a Fano, si è appena concluso la terza tappa del Movement Tour di Fano 5 Stelle, campagna elettorale per le prossime amministrative. Ospite della serata c'era il deputato Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle. È un intervento molto partecipato, molto attivo, una serata un po' impegnativa, bella serata, sì. Allora, chiediamo subito, la stampa ufficiale ha dato pochissimo rilievo, pochissimo risalto, invece a un intervento che ha fatto il Movimento 5 Stelle a livello europeo, sulle politiche di impegno dei giovani praticamente, certo. Cioè in prospettiva le possibilità di lavoro dei giovani. Voi avete presentato le proposte del Movimento 5 Stelle del reddito di cittadinanza. Ci puoi parlare di questa iniziativa e del risalto che poi ha avuto all'estero? Diciamo che purtroppo questa nostra sortita a Bruxelles non ha avuto il risalto forse che meritava, però i ragazzi si sono difesi, i nostri deputati si sono difesi in maniera molto seria, anche perché hanno fatto delle proposte molto ben viste anche all'estero. Una di queste era appunto il reddito di cittadinanza, perché uno dei grandi problemi d'Europa è proprio la disoccupazione giovanile a 360 gradi, quindi non è solo un problema italiano, è proprio un problema strutturale. Noi stiamo proponendo naturalmente che questa misura di welfare, quindi la possibilità di dare un mensile garantito a tutte le famiglie, a tutte le persone che hanno magari perso un lavoro, che magari non riescono ad arrivare a fine mese, che questa proposta possa diventare di livello europeo, perché al primo posto ci sono i cittadini e la loro dignità e non le banche e gli interessi bancari. Certo. E la stampa estera come ha risposto? Beh, devo dire che la stampa estera ha dato un certo risalto alla cosa, però purtroppo noi abbiamo la pecca della stampa italiana, che la fate meglio voi web tv locali che i canali nazionali. Bene, notizia di stamattina che il governo avrebbe risolto il problema del finanziamento pubblico ai partiti? Sì, quello che aveva risolto già il 31 maggio, aveva risolto già il 4 giugno. Periodicamente il governo copia e incolla Letta, fa queste proposte. Naturalmente adesso si è fatto lo spot elettorale, però io sono passato davanti alla sede del Messaggero ieri mattina e c'era scritto abolito il finanziamento pubblico. Stasera c'era scritto abolito il finanziamento pubblico fra 3 anni, quindi già si capisce. Sì. Bene, e iniziative che bollono in pentola? Beh, io è un piacere poter annunciare dalla vostra web TV che la prossima settimana noi restituiremo 2.500.000 euro ai cittadini italiani, ma questa volta pretenderemo di darli al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che sono la vera ossatura del nostro paese. Facciamo ripartire l'economia e sfidiamo gli altri partiti a fare lo stesso. Vediamo quale deputato vuole veramente il bene dei cittadini di questo paese e chi invece si nasconde dietro le foglie di fico. Bene, grazie mille e complimenti per il lavoro svolto. Grazie a voi, grazie a voi. Amici di Onda Libera, un saluto.